Bella, vai giù. Bentornati sul canale. Terzo episodio di Le scommesse di Carminiello. Vi ricordo che c'è il video della settimana scorsa dove abbiamo preso la scommessa solo per un over 2,5 messo a Mila Sampdoria. Quindi a fiocchini, quasi quasi ci siamo andati vicini. È una scommessa clamorosa. Andatela a vedere sul canale. Detto questo, torniamo alla nostra scommessa di questa settimana, perché vogliamo un po' di, non po' che renare, un po' che renare. Detto questo, Juventus Torino, io qui vado con una combo 1 più over 1,5 e mi faccio pure una rattata, perché di solito io la Juventus non me la gioco, però sto portando questo format, è giusto così. Sampdoria Empoli, ragazzi, 1, perché a parte che l'uno della Sampdoria a 2,25 è un regalo, e quindi uno. Roma e la Roma, siccome la Roma non è che mi attira proprio particolarmente, over 1,5. Salernitana Milan, siccome sono squadre che si devono salvare, ok, un Milan è forte, secondo in classifica, quello che volete voi, però over 1,5 per non rischiare, perché non sia mai poi la Salernitana, quindi non rischiamo. Vai giù, che volete da me? Fiorentina Atalanta, me la rischio, questa me la rischio, ma è una cosa mia, a già rischiato. Fiorentina Atalanta si rischia. Fiorentina Atalanta 1, Fiorentina Atalanta 1, Fiorentina Atalanta 1, signore, a 2,59. Quindi Venezia Genova, guardando il Genova che in casa non è riuscito neanche a battere la Salernitana, va giù. Venezia Genova, io vedo favorito il Venezia, quindi uno fisso a 2,54, secondo me è un regalo. Non le faccio troppo facili le scommesse, ragazzi, perché se no non si piglia niente. Io sono fatto così, non si prende nulla. Quindi Inter Sassuolo, sempre per evitare, per farlo un po' più facile, over 1,5, Inter Sassuolo. Udinese Lazio, stando a come finiscono gli Udinese Lazio, Lazio Udinese, over 2,5, perché 3 a 3, 4 a 3 non si è capito niente. Quindi Udinese Lazio, over 2,5. Cagliari Napoli, qui vado sul sicuro, X2, perché Cagliari comunque viene da 6-7 risultati utili consecutivi, ha battuto l'Atalanta, tutto può succedere. Un X2, a modo che pure si finisce 0-0, 1-1, a noi ci va un po' più stomaco, ci va sullo stomaco. Bologna Spezia, ragazzi, io qua non me la sento di mettere l'uno fisso al Bologna, anche se prima o poi questo Bologna dovrà vincere, quindi over 1,5. Io vi saluto, vi mando un abbraccio, iscrivetevi che l'iscrizione è gratis, non vi costa nulla, lasciate un mi piace, condividete e fino alla fine, forza Juventus!